al consueto appuntamento con a Chiara Lettere continuiamo ad affrontare le tematiche non soltanto a comunali quindi delle elezioni amministrative ma anche le tematiche europee ed è proprio un volto candidato a queste competizioni europee che abbiamo ospite qui per parlarvi di politica a chiare Lettere e diamo il benvenuto all'onorevole Enzo Maraio capolista per la circoscrizione meridionale nella lista Stati Uniti d'Europa benvenuto onorevole grazie ben trovati Tanti sono i temi che possiamo affrontare, tanti sono i temi cari ai nostri telespettatori, a coloro che guardano anche con curiosità alle elezioni europee. Una competizione elettorale che spesso i cittadini comuni sentono distanti, ma in realtà anche queste elezioni condizionano la nostra quotidianità. In che modo arrivare direttamente ai cittadini, onorevole? Ma intanto mi piace sottolineare che questa è un'elezione che ci porta a scegliere i rappresentanti nell'unico Parlamento sovranazionale che viene eletto direttamente dal popolo. Non c'è un'altra struttura di rappresentanza dei cittadini nel mondo che venga direttamente votata dai cittadini con elezione diretta. E questo ovviamente dà il senso di responsabilità nella scelta che noi dobbiamo fare e la scelta che saremo chiamati a fare è rispetto ad un bivio quale futuro noi vogliamo dare all'Europa. Noi degli Stati Uniti d'Europa già all'interno del nostro eh, simbolo abbiamo indicato la traiettoria e la strada che vogliamo prendere, rafforzare l'integrazione europea, fare un'Europa federale nella quale gli stati danno un contributo importante, sono centrali, ma che è, um, con una governance che è complessiva. Abbiamo bisogno di rispondere ai grandi temi sovranazionali con risposte sovranazionali. Il tema dell'immigrazione piuttosto che il tema delle guerre che ormai sono alle porte dell'Europa si possono risolvere soltanto se l'Europa è protagonista, ha una politica estera comune, ha un esercito comune, rafforza la cooperazione degli stati a livello europeo che è esattamente la visione alternativa a quelli della destra, della destra estrema che in Italia come in Europa strizzano l'occhio ad Orban e che alla Le Pen e che guardano Salvini meloni in particolare al ritorno indietro di un'europa dei singoli stati il suonanismo e il nazionalismo lo diceva craxi lo diceva mitterrand sta nel contesto del pantheon socialista il nazionalismo da solo ricostituisce la guerra esso stesso una guerra e come diceva craxi di fatto l'europa durerà fino a che non sarà minacciata dal nazionalismo e non sarà minacciata dalle guerre, è esattamente quello che stiamo vivendo in questo momento come Europa. Quindi noi rafforzeremo con il nostro programma e il nostro progetto la necessità di integrare l'Europa e tornare a dare all'Europa la centralità nella politica internazionale che devo dire nell'ultimo periodo ha avuto poco. Voi avete scelto uno slogan che in realtà racchiude tutto un programma, il Sud che conta in Europa. Fino ad oggi il Sud è stato, possiamo dire, rappresentato ai minimi termini, ha contato veramente poco in Europa. Ha contato molto poco perché la rappresentanza delle classi dirigenti del Sud, ovviamente, non è stata all'altezza del ruolo e del compito. Guardi, io ho lanciato una provocazione negli ultimi giorni, lei lo ha sottolineato in apertura: che è, guardando le liste tra destra e sinistra, si fa fatica a trovare dei candidati capilista, quelli che tirano le liste e che rappresentano ovviamente i programmi, i progetti, la squadra e gli obiettivi, che sia davvero radicato nel Sud. Io ho fatto l'amministratore a Salerno in Regione Campania, eh, ho fatto tutta la mia militanza, la mia famiglia, vivo il sud o le mie attività all'interno del sud. Vediamo i capilista, per esempio, della coalizione di centrodestra: Salvini. Melo, eh, meglio, Salvini mette Vannacci, il generale Vannacci, Meloni Tajani, non c'è nessuno del sud. Io credo che questo non sia un caso, ma sia invece una volontà effettiva del governo nazionale, quindi delle forze che sostengono il governo nazionale di destra di dimenticare il sud, di commissariare le classi dirigenti del sud, soprattutto di non volere investire e di fatto provare a eh, farci digerire più facilmente l'autonomia differenziata che sarà un disastro per le sorti del Sud e farci digerire quello che ci stanno facendo digerire. Smantellamento dell'agenzia per la coesione, regioni che non hanno firmato e sottoscritto ancora gli accordi di coesione e sviluppo con il, il Parlamento, le ZES che da otto diventano una, il ministro Fitto in scioltezza qualche giorno fa ha detto poi vedremo in estate di fare un programma con tutta calma come se il Sud non avesse bisogno di... Essere rafforzati, di avere risposte immediate. E così come eh, diciamo, vorrei, vorranno farci passare e digerire al Sud quello che stanno facendo: gli sgravi fiscali che vengono tolti alle imprese, i soldi che vengono distratti dal Sud, ricordiamolo: e le periferie, fondi periferia, l'area Fibro-Nittabari piuttosto che scampia a Napoli, oppure Cordiale a Roma. E sono tutti fondi che vengono tolti dal centro-destra. Il Sud sembra molto lontano dal centro-destra e molto lontano dal governo e noi invece riteniamo che dal sud che può ripartire un nuovo sviluppo e con una visione strategica una nu un nuovo rilancio del paese. Sbaglia chi pensa che l'Italia può andare a due velocità o che il sud peggio sia la palla al piede del paese. Esattamente quello che la destra sta in questa campagna elettorale che sta piano piano decollando sembra confermare. Con una decisione scellerata. Guardi, io le sottolineo: io, quando vedo il, il governatore della regione Calabria, che è di Forza Italia e quindi è centro-destra e sostiene il governo zitto in silenzio assordante rispetto alla distrazione dei fondi che vengono fatti per le infrastrutture, per la sanità della Calabria che pure avrebbe necessità di infrastrutture sanità, di investimenti, di servizi vengono tolti i fondi a favore del ponte e stanno tutti in silenzio allora credo che non sia casuale la scelta dei capilista e penso che qui sia la netta differenza tra gli Stati Uniti d'Europa che hanno candidati del Sud, che vivono nel Sud e hanno scelto un capolista che ha un'identità politica forte e rilevante che tra l'altro nel sud ha una storia e una tradizione importante quella dell'area socialista rispetto invece ai partiti di destra che hanno fatto scelte diverse. A sinistra, diciamo, le cose non vanno meglio, le altre liste Tolto Mimmo Lucano e qualche altro diciamo, non sono propriamente rappresentativi di questo territorio, che invece ha bisogno di abbandonare la lamentosità, abbandonare quel, quella tendenza che abbiamo avuto in questi anni, che ci ha portato molto a, a chiedere assistenza piuttosto che sviluppo, investimenti, strategia, visione, ed è quello che invece noi vogliamo fare. E questi sono gli Stati Uniti d'Europa visti dal Sud. Lei, tra l'altro, ha incassato anche la benedizione del presidente De Luca, quando ha detto non bisogna essere amici di. Tutti è troppo facile essere amici di tutti, io appoggio Maraio. Qual è il valore aggiunto che lei ha rispetto agli altri? Ma guardi, eh, sicuramente c'è un rapporto consolidato, storico col presidente De Luca, col quale io ho avuto una lunga militanza. Siamo stati in giunta insieme a Salerno quando lui era sindaco, consigliere regionale in Campania. Io poi ho deciso eh, da segretario nazionale di non ricandidarmi al Consiglio regionale quindi di fare un un percorso nazionale. Devo dire che abbiamo mantenuto questo legame molto solido, ci sono eh, delle scelte che si fanno poi a livello di campagna elettorale. Devo dire che sicuramente De Luca è un valore aggiunto per questa campagna elettorale, lo è stato per il centrosinistra. Io credo che De Luca oggi purtroppo sia rimasto solo, o pochi altri che lo accompagnano, nella difesa delle prerogative del Sud, della difesa dei diritti del Sud quando alza il tiro nei confronti del governo, che tra, lo dicevo prima, tra autonomia differenziata, fondi di sviluppo e coesione che vengono eh, sottratti, eh, l'agenzia per la coesione che viene smantellata, la prospettiva dell'autonomia differenziata che sarà per noi disastrosa e sicuramente un leader che dal sud rivendica con orgoglio, a testa alta, quelle che sono le battaglie che noi dobbiamo portare avanti. Avere ovviamente ottenuto da parte sua di fatto un accompagnamento a questa sfida è per me motivo di orgoglio, mi rafforza e mi dà anche maggiore responsabilità rispetto alla sfida che sto conducendo in questo periodo e vale ancora di più pensando che De Luca e del Partito Democratico e di un altro partito, ma da istituzione ovviamente si è reso disponibile a sostenere anche i suoi alleati in una logica ovviamente in due tempi che sono le elezioni europee e anche tutto il percorso che dobbiamo fare dopo le elezioni europee, che è quello di radicare e difendere il Sud rispetto a coloro i quali da destra, dal governo, non ci guardano con attenzione, anzi continuano a fare, ad adottare i provvedimenti che vanno contro il Sud. Tanto è vero che io spesso li chiamo i nemici del Sud, quelli del governo del centro In una sua intervista lei ha detto: fondamenta riformiste, battaglie sulla laicità e sui diritti, mancato europeismo, sono le, le, queste sono le, le componenti della carta d'identità di questa Unione, a giustificare l'unione all'interno degli Stati Uniti d'Europa di anime riferenti alla Bonino e riferenti a Renzi. Questo sintetizza questo percorso, perché c'è anche chi potrebbe pensare magari a un percorso di convenienza per essersi voluti riunire e poi andare avanti in un percorso. In realtà c'erano dei valori importanti alla base di questa missione. Ma intanto devo dire che già da questa prima fase di campagna elettorale io di temi, di progetti per l'Europa ne sento pochissimi. Noi rivendichiamo invece che quello che ci ha unito, che ha messo insieme anche esperienze, storie, tradizioni diverse, eh, sono unite dalla prospettiva dell'europeismo forte, radicato, convinto e dalla suggestione degli Stati Uniti d'Europa. Quando io ho aderito a questo progetto che abbiamo costruito insieme ad Emma Bonino e Matteo Renzi e poi altri compagni che si sono, eh, ci hanno accompagnato nel percorso, ho definito questa scelta una questione di coerenza storica per i socialisti. Filippo Turati nel 1900, quindi all'inizio del secolo scorso, lanciò, padre del riformismo italiano, padre del Partito Socialista, lanciò la suggestione, ben, eh, pensiamo bene, 130 anni fa, lanciò la suggestione degli Stati Uniti d'Europa come necessità di, eh, per rafforzare i singoli paesi e quindi dare forza al futuro. Poi è stato rilanciato col manifesto di Ventotene, da Colorni, che era un socialista, Rossi, eh, Spinelli, e quindi questa suggestione oggi rivive in questo impegno che noi mettiamo. Questione di coerenza storica per noi ma soprattutto impegno per il futuro. Ora i nostri partner, Pio Europa e Mabonino e Matteo Renzi, condividiamo tutto, evidentemente no, altrimenti staremmo nello stesso partito. Ma noi intanto diamo un segnale alla politica di distensione, la politica che divide una, una, una volta unisce le forze, unisce percorsi diversi su una prospettiva comune che noi abbiamo davanti e l'abbiamo chiara e l'abbiamo dichiarato all'interno del nostro simbolo con gli Stati Uniti d'Europa. Io le devo dire che con Emma Bonino noi abbiamo condiviso anni una storia delle battaglie diritti, sui diritti civili enormi Insomma, tutte le grandi battaglie, il divorzio, l'aborto, insomma, hanno radice comune con i radicali. E però devo dire che l'abbiamo fatto sempre con un approccio allo spirito riformista, senza mai scadere nel radicalismo diciamo, dell'estremismo, che ci consente di poter incrociare anche il percorso più moderato con l'area di Matteo Renzi che ovviamente col quale non condividiamo tutte le battaglie, ma sicuramente io rivendico che per esempio su alcuni temi di rimenti per l'Italia e per l'Europa eh, abbiamo condivisione totale sul tema del garantismo, della giustizia giusta, il tema dell'intervento della politica ovviamente per riorganizzare un sistema quello della giustizia che è ritornato ad essere uno strumento non di garanzia dei cittadini ma è diventato uno strumento che fa paura ai cittadini e noi non ci rassegniamo a questo. È un punto di convergenza che sicuramente io rivendico con Matteo Renzi e con gli altri. Poi su Matteo Renzi mi consenta di dire che sono particolarmente eh, contento di poter dire che eh, ha dimostrato, contrariamente a quello che si potesse mettendosi pensare, al mettendosi all'ultimo posto nei quattro circoscrizioni, di credere totalmente nel progetto. Di preva far prevalere il progetto complessivo al personalismo, all'individualismo, che invece io vedo nei tanti leader che non solo si sono messi a capilista, sapendo diciamo, di non rappresentare i territori nei quali si candidano, ma soprattutto che poi hanno già dichiarato che in Europa non vanno. Matteo Renzi ha fatto una scelta diversa. Io devo dire che è stato un bel segnale alla politica italiana che Matteo Renzi ha voluto dare insieme a noi della lista Stati Uniti d'Europa. A lei non piace quando si parla di questo progetto accomunandolo al terzo polo, chiamandolo Terzo Polo bis, dice anche perché il Terzo Polo non ha fatto la bella fine. Quindi è solo una questione scaramantica o c'è anche una questione valoriale che la lontana? No, è una questione intanto valoriale, e questo è un progetto di natura diversa che mette insieme anche esperienze diverse. Noi ci consideriamo radice e non c'è spuglio della sinistra italiana, i socialisti ed è evidente che nel terzo polo non c'era questa. E questo coinvolgimento dell'area socialista. Che bella questa similitudine, radice non c'è spuglia. Io penso che il riformismo socialista costituisca mh, davvero la, il fondamento della, della sinistra in Italia, nel mondo, in Europa, internazionale socialista e il Partito del Socialismo Europeo credo che siano eh, stati gli strumenti sui quali noi abbiamo costruito sia la lotta alle diseguaglianze sia il miglioramento della qualità di vita delle persone, il lavoro, i diritti, le grandi conquiste che abbiamo fatto hanno una matrice che ci può far considerare senza presunzione radice e non cespuglio della sinistra. Magari i cespugli sono venuti dopo con i litigi, altri che possono definirsi ex e post. Guardi, i socialisti non sono né ex né post, sono socialisti e lo sono sempre, lo siamo ancora. Poi ci sono gli ex comunisti, gli ex democristiani, sono cose di natura diversa, però noi socialisti ci siamo. Da questo punto di vista il terzo polo non ha niente a che vedere con quello che è il nostro progetto. Il terzo polo, che tra l'altro è finito ed è, ed è naufragato per ammissione degli stessi attori, Renzi da un lato, Calenda dall'altro, era un tentativo di creare un terzo polo rispetto all'attuale sistema che di fatto è bipolare con eh, soltanto l'anomalia dei 5 Stelle. Un sistema bipolare fino a che c'è le regole... Del maggioritario spinto, poi misto a proporzionale per le elezioni italiane, è chiaro che alla fine si andrà su due poli diversi. Io non vedo un percorso politico per i socialisti in un terzo polo che sia diverso dal centro-sinistra. Altra cosa è dire invece che il centro-sinistra, per come l'abbiamo vissuto negli ultimi decenni, almeno dal 90 in poi, merita una profonda. Eh, una profonda e radicale eh, eh, cambiamento di quelli che sono i paradigmi. Il Partito Democratico che è nato nel 2006 è un partito che per esempio rincorre la logica del maggioritario, del bipartitismo addirittura. Oltre che del bipolarismo, e noi invece crediamo che si debba modificare, rendere plurale la coalizione, ma all'interno di una coalizione che dialoga. Ecco su questo credo che sia una logica del tutto diversa questo progetto da quello che era il terzo polo naufragato di Renzi e Calenda. Nel suo programma lei presta particolarmente attenzione ai giovani, tanto che ha pensato anche a un, un Erasmus, le piace chiamarlo. In cosa consiste? Ma esiste già, Erasmus, Plus, è un grande progetto che mette Basta. Plus, che mette in, eh, in, mette in sinergia, in sintonia e dà, fa crescere le competenze e la formazione dei nostri giovani, soprattutto universitari, che hanno la possibilità di andare ovviamente a vivere un'esperienza di studio all'estero e quindi si crea quella società multiculturale che noi vogliamo costruire. Ecco perché Stati Uniti d'Europa, società multiculturale, non in, in risposta anche a chi diciamo, oggi minaccia la tenuta dell'Europa come Putin, come la Russia che di fatto eh, hanno invece una logica molto diversa da quella occidentale multiculturale. E da questo punto di vista noi abbiamo necessità di riavvicinare i giovani all'Europa, di far capire che nell'Europa noi possiamo costruire il nostro futuro con una visione strategica, uno sviluppo, un investimento importante e lo possiamo fare soltanto se facciamo crescere delle generazioni che sono realmente convintamente fino in fondo europeiste e soprattutto, e lo dico al sud, che abbiano le competenze necessarie per competere a livello mondiale, a livello globale, quindi avendo questa opportunità di avere questo scambio di informazioni. Ma l'università è tardi, allora anticipiamole alle scuole, facciamole in maniera strutturata, aiutiamo le famiglie ad investire e accompagniamo i ragazzi in questo percorso di scambio, ovviamente già dal liceo, già dalle scuole superiori, con il resto d'Europa. Questo non è strutturato a sufficienza. Io credo che vada investito. E io lancio in questa campagna elettorale il più grande piano di investimento sull'Erasmus, sulla mobilità studentesca, che significa formare i nostri giovani, dare delle opportunità, metterli al confronto con l'Europa, coi pari grado di altri paesi europei e, ovviamente, costruire quella generazione europeista che noi vediamo necessaria per ridare all'Europa quello slancio, quello smalto che sicuramente non ha avuto negli ultimi anni. Predominante nella sua comunicazione il termine competitività. Lo ha ribadito più volte e lo ha ribadito anche quando in altre interviste, quando ha parlato di rendere competitive le imprese a livello europeo per creare anche nuovi posti di lavoro primari per la nostra terra. In che modo si può fare? Ha due dati intanto. Io parlo di competitività perché c'è un problema di fondo tra le nostre imprese e le altre. L'Europa è stata. Mh, troppo spesso è, è scaduta in una, ed è stata percepita come un luogo nel quale si dettavano soltanto le regole. Le regole che imbrigliano il mercato, non dando scioltezza alle imprese, agli imprenditori per fare lavoro e creare lavoro. Invece io credo che l'Europa abbia tutti gli strumenti e debba essere messa in condizione di creare la competitività delle imprese, cioè lavorando ad una logica che non detta le regole, mi accompagna e dà un nuovo, una nuova emozione, direi a quelli che in Europa vivono e che devono avere delle opportunità. Per dare una visione, una strategia per il futuro c'è bisogno di accompagnarle le imprese, non di dettare regole quindi di, e quindi di creare quella burocrazia paludosa che non consente alle imprese di crescere, non consente all'economia di muoversi e non consente ai giovani o ai meno giovani di poter lavorare. Come si deve fare? Quindi meno regole, più investimenti strategici dal punto di vista dell'Europa. Questo vale per il sud, vale per l'Italia, vale per tutti i paesi, questa è una cosa che noi lanciamo e stiamo raccontando in campagna elettorale, serve un'Europa che per esempio eh, sappia superare il diritto di veto dei singoli stati, non è possibile che un'Europa, se ci crediamo in questa Europa, che un piccolo Stato per esempio come Cipro riesca ad impedire un provvedimento senza nulla togliere a Cipro, no. ma vale anche per altri paesi, però ho fatto l'esempio di Cipro perché ricordo, mi è rimasto impresso qualche anno fa, quando si provò a dare delle sanzioni alla Bielorussia, Cipro lo impedì, con un solo voto di Cipro non fu possibile perseguire questo elemento importante politico che in quella fase era decisivo per l'Europa. Quindi superare il veto, quindi cambiare i trattati, creare una cooperazione rafforzata e quindi spingere... Tutti in una direzione dell'Europa che è detta delle regole ma come, come eh, volano di sviluppo. Questo dobbiamo fare noi e soprattutto lo dobbiamo pretendere per il Sud perché al Sud abbiamo bisogno di un'Europa che si avvicina, che accompagni le imprese, che non detti soltanto regole, non dia burocrazia ma che invece slanci. Questo lo possiamo fare se per esempio ridiamo al Parlamento europeo, odiamo al Parlamento europeo, cosa che non c'è stata, il diritto di legiferare. Ecco, a differenza del Parlamento italiano, il Parlamento europeo non legifera, ci sono formule diverse, quindi io credo che invece il Parlamento, che è il luogo, lo dicevo prima, è di più grande democrazia perché è l'unico al mondo che viene eletto dai cittadini, è giusto che eh, abbia anche un potere di legiferazione, quindi a, abbia anche un potere di accompagnare imprese nello sviluppo, di accompagnare i giovani in una dimensione nuova che va oltre i singoli stati ed è l'unico modo chi pensa che le soluzioni per il futuro si possano adottare come fa Salvini, come fa Meloni, come fa la destra, come fanno in tanti che si possa adottare nei singoli stati significa che è fuori dal contesto eh, reale della realtà. Noi possiamo vincere le sfide soltanto se mettiamo insieme le forze. L'abbiamo provato col Covid, la pandemia, lo stiamo provando con la guerra, non ci fosse un'Europa unita magari deve essere però più protagonista e, e certo le regole non aiutano, ma senza l'Europa saremmo stati tutti peggio e saremmo stati sicuramente messi male in questo momento. E quindi noi su questo vogliamo intervenire e ci abbiamo le idee chiare. Ed ecco perché la lista degli Stati Uniti d'Europa è una lista di scopo, perché abbiamo lo scopo di prendere un eletto in più, soprattutto al Sud, un voto in più. Lanciamo la sfida alla Lega, che la volta scorsa, cinque anni fa, fu premiata da oltre il 30% dei cittadini del Sud poi ci ha tradito e ci hanno tradito, Lega Salvini ci hanno tradito come Sud, prendere un voto in più, prendere un parlamentare in più, perché significa rafforzare l'Europa e avere, diciamo, sullo scenario questi investimenti, questo progetto, questo programma e anche questa emozione rispetto all'Europa. Perché dice che la Lega la tradita? Qual è il tradimento che le brucia di più, da, ovviamente da italiano? Ma guardi, da italiano sicuramente la Lega eh, ha assunto sempre provvedimenti, ha sostenuto sempre provvedimenti che non hanno favorito lo sviluppo delle imprese, non hanno favorito e non hanno portato iniziative a favore dei giovani che sono il nostro capitale umano soprattutto al sud. Devo dire che dal punto di vista italiano potrei farle un elenco chilometrico di quanti tradimenti la Lega ha fatto agli, agli, agli uomini del sud che hanno votato. Le dicevo, hanno tolto di recente gli sgravi fiscali alle imprese del sud che aveva messo il governo Draghi, è un delitto. Nel sud dove noi abbiamo potenzialità turistiche, potenzialità sul terziario, potenzialità culturali, che facciamo? Invece di investire noi togliamo gli sgravi fiscali alle imprese per uccidere di più il sud. Fondi di sviluppo e coesione ne sono stati da 4 miliardi, nell'ultima manovra finanziaria abbiamo, tolto, abbiamo fatto scendere a 900 milioni, quindi 80% di tagli sul fondo di, di, della cooperazione di sviluppo e coesione. Non vengono firmati gli accordi con le regioni che poi si, si arrabbia il mio governatore della campagna De Luca e ha ragione, non sono stati sottoscritti con un notevole ritardo e poi sulla ZES mi consenta di dire non è possibile che... Noi ad oggi non sappiamo quali sono le linee di sviluppo strategico per il Sud, quindi c'è un tradimento continuo che il governo ha fatto nei confronti del Sud. E io mi auguro che i cittadini, anzi colgo l'occasione per fare appello ai cittadini del Sud, per votare chi rappresenta ovviamente le ragioni del Sud, chi al governo, pur avendo fatto degli errori, perché la sinistra poi non è che quando è stata al governo ha fatto sempre tutto bene, ma sicuramente non ha preso tutti questi provvedimenti negativi tagliando risorse al Sud togliendo il Sud dalle priorità dell'agenda di governo e soprattutto non esercitando la funzione di rappresentanza al Parlamento europeo che potesse realmente dare un contributo al Sud che invece noi meritiamo e del quale abbiamo bisogno. Siamo in chiusura. L'ultima domanda e poi un'altra domanda flash. Cosa intende quando dice per Europa è federata con una prospettiva di sviluppo per i singoli Stati? Ecco, io considero la necessità, per quello che le dicevo prima, che ci sono dei temi, delle questioni nel futuro che eh, si possono essere risolti soltanto se l'Europa è più forte, più radicata e se noi abbiamo più Europa. Non come dice Salvini, meno Europa nei manifesti giganti, perché lavorare su meno Europa e più singoli stati, quindi l'Europa delle nazioni, quindi l'Europa dei singoli stati che vuole la destra, significa più America, più Cina più paesi africani significa perdere di competitività. Noi l'unica possibilità che abbiamo di competere con il resto del mondo è creare le condizioni di un'Europa forte, di un'Europa che dal punto di vista politico, organizzativo, dello sviluppo, della capacità di creare ed individuare delle scelte strategiche importanti, ritorni ad essere centrale. Ecco perché io sono convinto che soltanto con una maggiore Europa, un'Europa federata, si possa recuperare questa capacità di contrastare e di essere al passo dei tempi. E soprattutto perché, guardi, le dico: a, ottobre, a novembre si voterà in America, dovesse vincere Trump. Cosa succede? Succede che si crea un asse particolare, senza precedenti storici, tra Trump e Putin. Che cosa accade in Ucraina, nella guerra, come si risolve il conflitto in Medio Oriente. Allora, io credo che invece l'Europa si troverebbe più sola e io credo che invece oggi uscire con un voto determinato a favore dell'Europa significa anche dare anni di pace, tranquillità e sicurezza a qualsiasi cosa accada nel mondo. Quindi, io dico Europa rafforzata e non meno Europa, come dice Salvini e come dicono i nostri competitor di destra. L'ultima domanda, una domanda flash. Questa è la nostra mela avvelenata della politica. È come la mela di Biancaneve: avvelenata lei la dà, la persona apparentemente muore, ma poi qualcuno la salva. A chi la dà per avvelenarlo e poi da chi sarà salvata questa persona? Ma guardi, sicuramente la mela avvelenata io la darei in questo momento a Giorgia Meloni. A, dare a Giorgia Meloni come premier perché sono convinto che oggi si possa davvero ragionare di questo governo come un governo lontano dalle logiche del sud, lontano dalle logiche del paese, perché noi quando rivendichiamo e difendiamo il sud si fa a difendere l'Italia intera, quindi non è una questione territoriale. Senza il sud e senza lo sviluppo del sud non cresce l'Italia. La mela avvelenata sicuramente la darei a Giorgia Meloni. La darei a tanti altri, però a Giorgia, Prima Meloni, a Giorgia Meloni. Prima di tutto a Giorgia Meloni. E Chi Meloni. Sa potrebbe salvare Giorgia Meloni? Chi la sveglierebbe? Ma eh, la potrebbe svegliare Salvini, al quale darei un'altra mela avvelenata, senza però possibilità di essere salvato. La potrebbe salvare Salvini perché? Perché io credo che dopo le elezioni europee, con un dato e un voto a favore delle forze europeiste potrà andare in crisi anche il rapporto definitivamente tra Salvini e Meloni e quindi potrebbero salvarsi a vicenda oppure potrebbero affondare a vicenda. E grazie mille a Enzo Maraio, capolista per la circoscrizione meridionale della lista Stati e Uniti d'Europa. Grazie mille. Grazie a voi. E voi telespettatori diamo appuntamento al prossimo appuntamento di Ecchiare Lettere, serve per portare nelle vostre case un politico che sta correndo per le competizioni europee o per le amministrative in corso. Appuntamento alla prossima visione.